Signora Peppa, sì, sono Pittaluga, l'idraulico. Si ricorda? Sì, quello che era sturato il cesso di casa sua, si ricorda? Noi staremo cercando Zorba, il pescatore di voltri, si ricorda? Abbiamo rinvenuto la sua Ape Cross con dentro l'autoradio accesa. Siediti, siediti. C'era dentro il CD dei Trilli, sì, quello che fa trilli, 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 te, ciumusse che, mandilli, mandilli, inutile, ciumusse che, di no. Come, signora? Non la conosce? Non è possibile. Signora, lei è rimasta con la testa nel cesso tutto questo tempo. È il gruppo più famoso genovese, signora. Ho tutte le foto qui, non è possibile. Trilli a parte, Zorba è quello che, mentre friggeva la sagra del bagnun, le acciughe fritte, si stava scaccolando. Pronto, signora? Signora? Minchia, è morta. Ma mandilo a fare in culo. Ti scappa la cacca? Oh, la posso fare qua? Va bene? O è troppo piccolo? Un cesso più grande. Eh no, Belin. T'ha aggiornato Belin anche. Fate un rutto. Chi è quel mandingo che tutte le notti mi eccita da matti? Il mio fidanzato, non lo vedi? Diavolo, ce l'avrà bello grosso. Però te lo vuoi fare tu. Sì. Scommetto che è il mio perizoma. No, non ho niente sotto e potresti darmi una ripassata. Cosa ne dici? Eh? No, no. Ho appena mangiato un'impepata di cozzi e ho il culo che mi brucia. Potresti provare col ghiaccio. La fai facile tu, l'ho provato con tutti gli ortaggi, ma non c'è stato verso. Banane, carote, ho persino provato i lamponi. Ma a un certo momento mi sono detto: ma sì, chi se ne frega? Sono andato nel bagno e ho preso lo scoppino del cesso. E quindi alla fine non hai cagato. Sopravviverò.